Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 28, dal versetto 8 e seguenti, leggiamo: Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Le donne erano andate al sepolcro con un cuore chiuso nella morsa del dolore, si erano recate in un luogo di morte e lì, con grande sorpresa, incontrano il Signore vivo, risorto. Possono vederlo, toccarlo, adorarlo. Si sentono dire «Salute a voi», come a dire «Rallegratevi, siate nella gioia». Gesù scaccia dai loro cuori la paura e le incoraggia ancora di più ad annunciare ai fedeli ciò che è accaduto. Tutti i Vangeli mettono in risalto il ruolo delle donne come prime testimoni della risurrezione. Sono state loro le prime che hanno incontrato il risorto e hanno portato l'annuncio che egli è vivo. Loro raccontano ciò che hanno sperimentato, perché senza esperienza il loro racconto sarebbe stato una semplice invenzione e non avrebbe attratto nessuno. Gesù le invita a rallegrarsi, che non è solo un augurio, perché Gesù dona quello che annuncia. È la gioia il timbro della Pasqua, è la gioia la prima parola che dobbiamo comunicare. Ad una suora che aveva chiesto di andare a visitare i poveri in un momento in cui il suo volto appariva triste, Madre Teresa di Calcutta disse: «Non andarci, torna a coricarti. Con un volto così non si può andare a trovare i poveri». La gioia si trasmette con il sorriso. Non sapremo mai tutto il bene che un semplice sorriso può fare, diceva sempre Madre Teresa di Calcutta. Le difficoltà, gli ostacoli, la fatica e la sofferenza non possono togliere la gioia, perché sappiamo che tutto concorre a costruire il regno di Dio. La gioia annuncia e custodisce la speranza. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.